are, top of Alpes Chamois, the final stage of the 2016 Tour de Ski. The Tour has been here 10 times. It has always finished on top of this hill, and it doesn't get any easier 10 years later. So we wanted to see what it takes to create a cross-country event at an alpine area. Salita è lunga da qui 3 km, il dislivello di 420 metri. Le porte normalmente ne montiamo tra le 80 e le 85. Io traccio a seconda delle necessità degli atleti e cerco di immedesimarmi anche nell'atleta che deve percorrere una salita del genere. Il primo impatto è stato difficile perché le tecniche sono diverse e con l'aiuto di Beppi Brigadoi abbiamo capito quali sono le esigenze di un fondista per salire. E l'esigenza è diversa da quella di uno sci alpino che scende a diagonali molto meno marcate. Noi per lo sci di fondo abbiamo dovuto tracciare dritto e diagonali molto con un angolo molto chiuso, mentre nello sci usiamo angoli meno chiusi, diciamo. Abbiamo dovuto adattare questa tecnica al fondo. Of course, we try to set the ideal line for the athletes to climb up, so try to make it as easy as possible. Even it's, I guess it's not so easy, but if you think about the steep parts, especially, then you have to be careful how to set the gate so it's easy for the athletes to climb up and see the next gate and see the course. And actually we try to make it really wide on the flat parts, then you can go side by side because I think the most of the passing we'll do on the flat parts. So in the steep parts they will follow one by one and try to maybe find the best line for the next gate. It's not so often in the season that we can go alpine skiing, so it's a kind of mix between alpine and cross-country skiing, so it's a real skiing event.